devi vincere. Chiaro, ho fatto un gioco sporco perché sono rotto stanco. Devi vincere. Devi vincere. Ciao. Bentornato sul canale di Stats for Bets. Se hai seguito i video della scorsa settimana dovresti essere contento come me, visto che le previsioni si sono rilevate quasi del tutto esatte. Per questo turno infrasettimanale ho scelto di analizzare una partita particolarmente delicata, ossia quella dell'Inter contro il Torino. Perché delicata? Perché l'Inter sta vivendo un momento particolarmente negativo e potrebbe essere l'ultima panchina di De Boer alla guida della squadra interista. Vediamo dunque cosa ci dicono i numeri rispetto a questa partita. L'Inter nelle ultime 5 partite ne ha pareggiata una, vinta una e perse ben 3. Di contro la squadra di Mihajlovic ne ha vinte 3 e pareggiate 2, quindi nessuna sconfitta. Va da sé che il pronostico matematico tende a premiare il Torino con la probabilità di vittoria addirittura data al 43%, 32% per il pareggio e solamente 25% per la probabilità che sia l'Inter a festeggiare a fine gara. Ovviamente immaginiamo che se i dati statistici possano essere confermati dal campo, potrebbe essere l'ultima partita di De Boer alla guida dell'Inter. Anche riguardo i gol segnati, il Torino viene premiato rispetto alla squadra di De Boer. Infatti finora fa registrare una media di 2,11 gol a partita contro l'1,22 gol a partita fatti da parte dell'Inter. Anche in difesa il Torino risulta migliore rispetto all'Inter, ha subito solo 1,22 gol contro l'1,33 dell'Inter e quindi anche i dati relativi ai gol fatti e subiti sembrerebbero premiare il Torino. Entrambe le squadre hanno un'alta propensione al verificarsi dell'evento over, infatti il pronostico matematico ce lo consiglia con un 66,4% di probabilità e 2,94 sono i gol previsti. Analizziamo infine il pronostico gol no gol. Nelle partite fin qui disputate, che sono 9, entrambe le squadre per ben 7 volte hanno fatto verificare l'esito gol. Va da sé che il pronostico matematico consiglia quindi l'evento gol per questa scommessa. Con i numeri e le statistiche per questo turno infrasettimanale è tutto, ci vedremo nel fine settimana. Vi ricordo che potete tranquillamente, scrivendoci su Facebook oppure aggiungendovi al canale Telegram, richiederci le partite che vorreste analizzare, che vorreste fossero studiate dal punto di vista matematico e delle statistiche. Basta mandarci un messaggio, io sarò ben felice di accontentare le vostre richieste. Per questa settimana vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao! Devi vincere.